Quanti sono a livello epidemiologico i casi che sono noti ogni anno, cioè che escono ogni anno come tumore alla mammella? Circa 50.000 casi vengono diagnosticati annualmente di cancro della mammella nel nostro paese. Questo è il numero standard annuale. È chiaro che con il Covid è aumentata l'osservazione di casi più avanzati a seguito della mancata esecuzione, quindi cancellazione o ritardo degli esami a causa della sospensione dei programmi di screening. Quindi noi vediamo tumori più avanzati, il numero praticamente è lo stesso di quello che si osservava prima, però tumori più avanzati e che quindi inevitabilmente avranno una prognosi diversa rispetto a quelli che venivano diagnosticati precedentemente. Quali sono i consigli più importanti per chi ha questa patologia oncologica, ovvero il cancro alla mammella? Sì, a diagnosi già effettuata, bisogna naturalmente rivolgersi e farsi seguire in centri, che abbiano un'esperienza su questa patologia, che poi non è nemmeno tanto rara, naturalmente è molto frequente, però centri che hanno volumi chirurgici e di intervento da parte delle altre specialità che concorrono alla diagnosi e trattamento di questo tumore molto elevati. Basta consultare, per essere pratici, il manuale AGENAS sui volumi e quindi del piano nazionale esiti, e ci sono gli ospedali, la lista degli ospedali che hanno una maggiore esperienza anche nelle singole regioni su questo tipo di tumore. Quindi andare lì per qualsiasi motivazione o per farsi operare, o per farsi seguire dal punto di vista del trattamento medico, o per fare indagini particolari, conviene essere seguiti da specialisti che vedono molti e molti di questi casi. Quali sono i consigli, professore, per chi non ha questo cancro? Quindi i sintomi, la prevenzione, cosa dovrebbero fare queste donne? Le donne devono sottoporsi allo screening organizzato a livello regionale. Questo riguarda prevalentemente le donne che hanno superato i 40-45 anni di età in assenza di rischio familiare o addirittura genetico, perché se c'è questo rischio familiare o addirittura genetico nella famiglia, la positività dei geni e delle mutazioni di BRCA1 e BRCA2, l'età di inizio dello screening è molto più anticipata, ecco. Quindi anche ragazzi giovani devono essere sottoposti a screening se naturalmente hanno avuto familiari nella loro famiglia, a maggior ragione se nella loro famiglia circola la mutazione di BRCA. Aderenza alla terapia in questa patologia. Ma di solito, trattandosi di patologie neoplastiche, l'aderenza non è bassa, però ci sono casi appunto in cui le terapie vengono in qualche modo dismesse oppure diluite, e anche in questo caso soprattutto le terapie orali, perché quelle iniettive naturalmente il medico se ne accorge subito. Questa è una patologia nella quale frequentemente sono in uso e vengono somministrati farmaci che agiscono un meccanismo ormonale, che vengono tranquillamente assunti a casa. E quindi si possono creare due fenomeni. Uno che è quello di assumerli in quantità maggiori, proprio per un'ansia, diciamo, di ottenere risultati migliori, e l'altro è quello proprio di non prenderli. Questo è stato osservato molto nelle terapie adiuvanti ormonali, nelle pazienti che hanno tumori, della mammella ormonodipendenti, il fatto che si fanno prolungate sospensioni oppure si riduce la dose giornaliera, e questo è naturalmente molto pericoloso dal punto di vista dell'esito e del risultato del trattamento, perché quando noi parliamo di terapie adiuvanti non parliamo di pazienti che hanno la malattia in atto, parliamo di pazienti che devono prevenire la possibilità
e il rischio di una recidiva della malattia. Quindi la mancata adesione al trattamento può produrre la trasformazione di una malattia perfettamente guaribile. Sappiamo che circa il 90% dei tumori della mammella guariscono e sono pazienti vive e libere da malattia a 5 anni, in una malattia invece che tende e ha un rischio maggiore di recidiva. E quando il tumore della mammella, come tutti i tumori, recidivano, e lì naturalmente la prognosi può cambiare radicalmente. Da una paziente che potenzialmente può raggiungere una guarigione, a una paziente che la guarigione purtroppo non la raggiungerà mai e quindi è destinata a soccombere alla malattia.